Ecco, questo è un dipinto che secondo me contiene molte cose importanti sull'architettura, ha anche un significato molto forte per me perché 30 anni fa io studiavo proprio qui vicino e ricordo che venivo a fare la pausa pranzo tra una lezione e l'altra insieme a un'amica e ci fermavamo a lungo a vedere alcuni dipinti, no? In particolare questo è Giacomo Balla che tutti conosciamo come pittore futurista, però è un Balla prima del futurismo, molto diverso e contiene appunto qualcosa che secondo me, ho capito anche col tempo, mi lasciava molto inquieto, perché c'è questa figura, inquietante, no? Di una donna pazza, si vede che proprio è governata da un affetto fortissimo che non riesce a controllare, no? Si vede da questo moto spigoloso del corpo che sta per entrare all'interno di uno spazio domestico, una casa molto gentile, con dei colori che sono calmi e che apre su questo bellissimo paesaggio estivo, immagino di Roma. Ecco, un po' dentro c'è questa idea dell'abitare come il coltivare delle atmosfere, atmosfere come sentimenti che possono essere confortevoli, che possono essere piacevoli, il luogo che ci protegge. La casa che è un rifugio e un riparo rispetto a tutto il mondo perturbante, minaccioso, aggressivo, che invece dovrebbe rimanere all'esterno, non dovrebbe mai entrare oltre questa soglia. E in qualche maniera questa casa riesce a proteggere, perché è vero che questa donna sta per entrare, ma non è ancora entrata, si ferma appena al di là della soglia. Ecco, questo è quello che pensavo al tempo, ma adesso forse c'è anche qualcos'altro che mi sembra importante, che immaginare lo spazio, soprattutto lo spazio dell'abitare, non deve essere soltanto il mettere da parte tutti quanti gli affetti minacciosi e riservarci soltanto quelli che siano confortevoli, che riescono a farci stare in pace, perché gli affetti più forti, come quelli che in qualche modo vengono espressi anche da questa donna, sono quelli che ci fanno anche sentire più vivi. Perché gli affetti più forti, come quelli che in qualche modo vengono espressi anche da questa donna, sono quelli che ci fanno anche sentire più vivi. Per cui forse ci deve essere anche l'occasione, magari ogni tanto, perché poi nello spazio della nostra vita, allo spazio del nostro abitare, possa arrivare anche qualcosa di diverso.